siamo venuti qui per essere vicini a tutto il popolo tunisino, perché siamo contro il terrorismo e pensiamo che due popoli così vicini, sia per storia, affinità culturali, debbano essere amici e vicini in questo momento abbastanza difficile della nostra storia. Buonasera a tutti e benvenuti in Tunisia. Per l'apertura dei lavori di questa grandissima iniziativa degli avvocati italiani. E con grande emozione che parlo oggi qui da SUS, per quella promessa fatta in un percorso di tante difficoltà che abbiamo vissuto assieme in questi anni difficili, in questa promessa adempiuta oggi e fatta l'anno scorso proprio qui a SUS. Donc promesse tenue, ils sont aujourd'hui là, c'est un message très très fort de l'amitié italo-tunisienne et aussi un message pour tous les terroristes que le droit à la vie, il prendra toujours le dessus. Les avocats, quelle que soit leur nationalité, leur religion, leurs idées politiques, sont toujours solidaires concernant la défense des droits de l'homme. Una grande emozione, una bellissima esperienza e la sensazione tangibile di due popoli, di due culture, di un'antica e rinnovata alleanza e al centro l'avvocatura che tutela ed è qui unita, quella italiana e quella tunisina, per difendere i diritti e a testimoniare un patto di alleanza. Leggo il messaggio del ministro Alfano, il ministro degli affari esteri. Sono lieto di poter trasmettere i miei saluti ai partecipanti di questo convegno internazionale sui temi della pace, della democrazia e del terrorismo, organizzato per celebrare la riapertura dell'Hotel Imperial dopo i tragici eventi del 26 giugno del 2015. Questo è un segno di grande amicizia, prima di tutto, tra l'Italia e la Tunisia. Crediamo che il turismo sia un modo per conoscersi meglio e per quindi veicolare la pace. E oggi vogliamo che la Tunisia sia protagonista di un nuovo inizio, quindi facciamo un in bocca al lupo a tutti i tunisini e siamo qui per aiutarli. C'è tutta una squadra che ha lavorato per ottenere questo risultato e mi porto appresso veramente in Italia e in Sardegna il calore dei colleghi che hanno veramente compreso che l'avvocatura ha una funzione sociale che noi non dobbiamo più dimenticare. Stiamo firmando la petizione, è una richiesta per permettere alla Tunisia di rientrare tra i paesi dove assolutamente si può venire per turismo.